La comunicazione aziendale è sicuramente diventata più importante perché è il cuore, è proprio il tessuto base delle trasformazioni che sono in corso nelle aziende e nei business. Noi abbiamo bisogno di integrare diversità tra il locale e il globale, tra competenze e funzioni diverse dell'azienda, tra l'umano e la tecnologia nell'intelligenza artificiale. Dobbiamo essere in grado di costruire maggiore collaborazione tra diversi nelle organizzazioni. Questo è il cuore delle trasformazioni, soprattutto digitali, in corso. Se la collaborazione è quello che ci interessa, è quello che ci aiuta ad innovare il business, facciamo focus su uno degli aspetti che in questa fase sta creando delle sfide al comunicatore, la necessità di collaborare con soggetti, ad esempio gli influencer, i creator, su progetti di sponsorizzazione con i quali non è facile costruire appunto questi progetti e campagne come sarebbe se questi fossero dei semplici canali. Noi con questi soggetti, con queste comunità, con queste organizzazioni, e quando dico comunità intendo anche i follower, le persone che stanno intorno agli influencer, ai creator, noi dobbiamo costruire un sentir comune, dobbiamo costruire visioni del mondo, è quello che è alla base del nostro costruire reputazione. Quindi nessuna delega totale, outsourcing di pezzi di comunicazione ad altri, ma nemmeno un tentativo di controllo totale, utilizzo di questi strumenti come se fossero semplicemente nuovi canali, perché non funziona. Dobbiamo avere un orientamento collaborativo, relazionale. Sicuramente l'aspetto collaborativo, l'integrazione, la capacità di mettere insieme le diversità è anche la base del successo di qualcosa che abbiamo sul tavolo, di un problema e opportunità che stiamo affrontando in questa fase con i nuovi strumenti, le nuove tecnologie di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta già cambiando tantissimo la comunicazione. Sicuramente tutta la parte operativa dei processi viene supportata, non solo sconvolta, cambiata, ma anche molto supportata dalle capacità di ascolto, listening, di queste tecnologie, interpretazione delle conversazioni, dalle capacità predittive di anticipazione delle aspettative, comportamenti, ma anche dei rischi sul mercato e nelle relazioni, dalla capacità di ottimizzazione, capacità di scegliere le opzioni più performanti tra diverse creatività, tra diverse decisioni e la capacità di generare contenuti originali o di correggere contenuti esistenti. Ma naturalmente non possiamo pensare che questi cambiamenti siano solo operativi o semplicemente rivolti ad aumentare l'efficienza dei nostri processi. La comunicazione, qualunque comunicazione, è creazione di senso, creazione di connessione, relazione, comunità, organizzazione. Noi non possiamo dimenticarci che anche la comunicazione, il contenuto generato e distribuito da una macchina, crea, può oppure non è in grado di creare senso in linea con i nostri progetti, con le nostre strategie. La macchina non è in grado di capire il senso che produce, ma soprattutto non è in grado di fare quella cosa che è il cuore della comunicazione, capire, anticipare quello che sarà l'impatto di quello che noi diciamo e condividiamo con l'altro, con il nostro interlocutore. Senza questa comprensione reciproca non c'è senso, ma non c'è nemmeno la trasformazione, che è quello che ci interessa oggi nella comunicazione aziendale.